La mia casa è bruciata assieme a tutti i miei soldi. Ebbi pure qualche problema con gli sbirri, ma se ne occupò Eddie. E dato che non avevo assicurazione, ero costretto a vivere in quella merda di appartamento finché non mi fossi ripreso. Almeno avevo salvato Leo. Scomparve senza lasciare traccia. Harry mi fece un grosso favore. Eddie lo tirò comunque dentro appena saputo della fuga di Leo. Io e Joe avevamo un nuovo partner. Ehi, Vito, sono Harry. Ehi. Hey. Senti, sto organizzando qualcosa di grosso. Voglio che ci entri anche tu. Se ti interessa saperne di più, vediamoci al Lincoln Park. E portati un ferro. Ok. Ci vediamo là. Eccolo che arriva. Ehi, hey, come va? Ciao, Vito. Siediti. Ascolta, ho ficcato il naso negli affari di Carlo. Allora? Allora la ragione per cui ha fatto ammazzare Clemente è che anche lui vendeva droga e gli rubava i clienti. Ora deve liberarsi di un ultimo ostacolo. L'unico uomo che può impedirgli di diventare fornitore principale dell'intera città. Frank Vinci. Com'è che lo sei? Ho parlato con delle persone fedate. Ok, e questo che c'entra con noi? Se può farlo lui, perché non noi? Un chilo di eroina in Francia costa 2.500 dollari. Altri 1.000 dollari e la fai arrivare qui. Eh? E noi ci becchiamo 11 testoni solo per portarla agli spacciatori. Sono 7.500 dollari di guadagno per ogni chilo. Sì, e che mi dici di Falcone? Carlo non lo scoprirà e anche se lo fa ci minaccerà e ci chiederà una fetta. Ok, ma dove la compriamo la roba se Carlo è l'unico fornitore in città? Sono più avanti di voi. Che cosa sapete delle Tonghe? I gialli. Sono un'organizzazione per immigrati cinesi, giusto? E minchia ho detto, i gialli. Giusto, ma è una facciata per altre operazioni. Gestiscono il quartiere cinese, stanno tra di loro. Però alcuni vogliono fare affari con gli esterni e gli servono intermediari, visto che molti hanno paura di trattare con loro. Gli intermediari saremo noi. Già, all'inizio ci daranno 10 chili. A quanto? 35.000. E noi le vendiamo per? 110. Minchia. Ok, ma come mettiamo le mani su 35 testoni? Conosco uno strozzino, l'ebreo sulla Palisade. Ce le presterà se gliene ridiamo 45. E così ci beccheremo più di 20 testoni a testa. Niente male, solo per spostare un po' di roba. Ma sai chi si farà sta merda? Che te frega, finché non è nel nostro quartiere. Vinci aveva ragione. Droga vuol dire problemi. Senti, si drogano solo gli idioti, i poveri e i falliti. E se sono tanto ansiosi di ammazzarsi, io li aiuto volentieri. Specialmente per 20 testoni. Ho dei clienti nel ghetto. La distribuiranno loro. Non è un nostro problema. C'è state o no? Ci sto. Ora, Giovito, non essere stupido. Sono 20 pedestoni in un pomeriggio. Quando? Proprio ora. Se non accettiamo l'offerta, le Tonghe troveranno qualcun altro. Dai, Vito, sarà una passeggiata. Andiamo a trovare Bruno. Vito, che ne dici di portarci a Palisade Street? Ok, andiamo. Allora, chi è che incontriamo, Harry? Si chiama Bruno. È uno dei pochi in città che possono fare un prestito così grosso. Se non ce lo fa, che succede? Allora salta l'accordo. Ma non preoccuparti, io lo conosco. Ci darai i soldi. Non c'è nessun altro che ci può prestare quei soldi. Ce ne sarebbero altri tre. Se intendi chiedere 35.000 dollari a Carlo, a Frank Vinci, accomodati pure. Ok, no grazie. Chi è il terzo? Non è più in affari. Qualcuno ha fatto saltare in aria una stanza con dentro tutti i suoi ragazzi e poi gli ha sparato in faccia con un Thompson. Ah, era lui. E dai, abbiamo detto che non dovevamo parlarne. Allora, Harry, com'è che questo ha tutti sti soldi? Penso abbia ottenuto i soldi da alcuni boss di fuori città che sono nella commissione. Sì? Dice davvero? Eh già, ecco perché dobbiamo fare attenzione. Inoltre è meglio che questa cosa non si sappia. Possiamo fidarci? Certo, c'è chi si fa prestare i soldi da... Bene, fermati qui, Vito. Ciao ragazzi, siamo qui per Bruno. E là, Harry! Se avete delle armi, tiratele fuori. Mi devo controllare. Ciao Bruno. Salve, Harry. Allora,
A cosa devo il piacere della tua compagnia? Mi servono 35 testoni in biglietti da 20. Sono un sacco di soldi, Henry. Un sacco di soldi. Dimmi, perché dovrei darli a un pesce piccolo come te? Eh? Convincimi. Ho un affare sicuro. Ne riavrai 45 entro la settimana. Che tipo di affare sicuro? Mi dispiace, Bruno, è un segreto professionale. Allora 45 non bastano. Sarei più tranquillo con 65. È un po' troppo, anche per te. 50 al massimo. Henry, non ho alcuna garanzia che rivedrò i miei soldi. E tu non hai nessun altro a cui rivolgerti? Che ne dici di 60? Non vederli come interessi. Diciamo che sono la mia fetta di torta. 55, ultima offerta. Se me ne chiedi di più, ce le metto io. D'accordo. Ti do $35,000 e tu me ne ridarai 55,000 entro venerdì. Se non mi ripaghi entro quella data, il debito sale di 10,000 alla settimana. Li avrai entro venerdì. Ok. Isaac, prepara $35,000 in pezzi da 20. Sai che mi fido di te, Henry, ma se cerchi di fottermi, ricorda queste parole della Bibbia. La mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Esodo, capitolo 22, versetto 23. Sono colpito. Non dai l'idea di uno che va molto in chiesa. Ma ricorda, i soldi non sono miei. Quindi anche se riuscirai a liberarti di me, non ti libererai del debito. Per cui niente cose strane, ok ragazzi? Certo, Bruno. Grazie, Isaac. Vuoi contarli, Henry? No, mi fido. Te li riporterò venerdì assieme alla tua fetta. Lo spero. Buona fortuna, ragazzi. Al lavoro, R. Chiaro, te l'avevo detto che li avrebbe mollati, no? R, com'è che conosci così bene la Bibbia? Ti sei messo a leggerla? Usa sempre la stessa citazione. Vado in chiesa la domenica, ho chiesto al prete. Tu vai in chiesa? Già, e so perché non ci vai tu. Usano paroloni, non ci sono puttane e il cibo fa schifo. Già, è tutto vero. Cazzo, non ci vado da 45. Ma che? Da quando Tomaccia ti ha obbligato a confessarti? Già, quando mi ha picchiato per aver importunato una ragazzina. E tu, Joe, quanto è passato? Pasqua. Beh, neanche tanto. Del 41, però. Come non detto, finirete all'inferno. L'hai capito solo adesso? Tranquillo, ne terrò due posti vicino a me. Sai, ho sentito parlare di uno strozzino chiamato Bruno una volta. Deve essere lo stesso tipo. Sì? Chi hai sentito? Beh, conosci Mickey il granchio, no? Chi? Quello che pulisce il cesso al covo di Carlo? Sì, quello che ha solo il pollice e l'indice sulla mano sinistra. Indovina com'è successo? Ho sentito dire che dovevo un mucchio di soldi a un ebreo di Southport. Mi hai visto? Il resto lo immagino. Non preoccuparti, il granchio è un coglione. A noi non succederà nulla del genere. Ora seguitemi. Ehi, dobbiamo fare affari col tuo capo. Salve, signor Tomasino. Benvenuto, Henry. Salve, signor Wong. Passiamo subito agli affari. La vostra valigia è abbastanza pesante. Guardi lei stesso. 5,5 kg di pezzi da 20. $35,000. Yo, yo. Si si ponza, dor swinghi, si gonza, watching. Lei è un bravo uomo, Henry. Ecco la sua merce. Ogni sacchetto contiene un chilo. Ogni chilo pesa un po' più di 2 libbre. Quale vuole provare? Thank you.
A posto. Sono contento. La prossima volta potremo darvene il doppio. È un piacere fare affari con lei, signor Wong. Il piacere è stato mio. Ecco fatto. Vista com'è stato facile. Torniamo alla macchina. Bene, la parte difficile è andata. Facciamo lo scambio e abbiamo finito. Mi suona bene. Dove andiamo? Hunters, ho già organizzato tutto. Salve, signore. Che situazione della Credo minchia. Che abbiate qualcosa per noi. Mollate quelle valigie. Ehi, belle scarpe. Aspetta, questi non sono sbirri. Avanti, uccidateli! Sparami! Vito, guardaci le spalle! Vito, come? Oh. Ecco, ne arrivano altri. Un attimo. Ce l'ho! Ma ce ne sono comunque troppi, andiamo! Oh, merda, da lì non si torna indietro. Correte! Muovete il culo! Stai sparando a salve? Vito, guardaci le spalle! Merda, niente! Non ha senso rimanere qua! Scendiamo! Vito, sfonda la porta! Andiamo, sfondala! Vogliono proprio imparare! Andiamo! Concentrati, Viv! Non sai fare di me! Bel colpo! Muoviti, io ti copro! Fallo fuori! Così si fa! Vito, coprimi! È mio! Sei morto! Non sai fare di meglio! Centro! Esci dal tuo buco, dopo... Aprimi le spalle! Muoviti, io ti copro! Fatti sotto, rotto il culo! Così si fa! Vito, oh, fallo fuori! Muori un altro! Dai, andiamo! Thank you.
ci ammazze tutti. Ma ti vuoi rilassare? Merda, ci è mancato poco. Non è ancora finita, ci stanno inseguendo. Cazzo, semina lì! Oh! Guarda che il semaforo era rosso. Che cazzo è successo, Harry? Non ne ho idea. Qualcun altro deve aver saputo dello scambio. Quelli non erano veri sbirri. Forse i cinesi hanno cercato di fotterci. Non credo, ma lo scoprirò. Prima però dobbiamo scaricare sta roba, Vito. Andiamo al magazzino ad Hunters. Bene, spero che il prossimo affare vada meglio di questo. Sicuro. Peggio non può andare, che dici? Allora, a chi la vendiamo sta roba? A vari tipi diversi. Ehi, che minchia significa a vari tipi diversi? A vari tipi diversi. A forza di sparare sei diventato sordo. Pensavo che avremmo solo spostato questa merda da un posto all'altro. Già, beh, se la vendiamo in piccole quantità possiamo farci più soldi. Sarebbe stato meglio dirmelo prima di coinvolgermi in questa storia. Da come parlavi, se l'avessi fatto, non avresti di certo accettato. Esatto. Ehi, il meglio che ti può succedere è trascorrere i prossimi 30 anni a lavorare per Eddie e Carlo, per poi essere ucciso a sangue freddo e gettato in un cassonetto. L'unico modo per guadagnare così tanti soldi è mettere a rischio la pelle. Inoltre ti ho mai fatto rischiare il culo. Beh, quella volta all'UAP e quella in cui quasi ci ammazzavano per aver colpito il grassone a Sand Island. Va bene, basta così. Dopo questo affare te ne dimenticherai. Andiamo ad Hunters. E non preoccuparti, tanto dopo oggi non li rivedremo mai più, questi stronzi. A meno che non diventi una roba regolare per noi. Ehi, concentriamoci su questa consegna prima di metterci a fare i piani. Il sospetto è 1,80 m, capelli scuri, nella media. Ha ragione, portiamo a termine gli affari di oggi. Poi sarà una passeggiata. Eccoci, fate parlare me, questi sono dei duri, quindi niente commenti da sbruffone. Chiaro, Joe? Ehi, ragazzi. Ehi, amico. Butta. Entra. Fango. È fatta! Siamo ricchi! Ehi, calmati. Non è finito. Rilassati, Harry, che c'è? Adesso i soldi non ti piacciono più. Prima saldiamo il debito con Bruno. Poi mi piaceranno. Baby, hit it.